questo misterioso oggetto di forma quadrata con una sola porta USB per caricarla, una batteria integrata, un piccolo varco anteriore e l'unico tasto, è una stampante Life Print, si chiama, era un progetto di Kickstarter e permette di stampare le foto dall'iPhone direttamente via Bluetooth senza bisogno né di inchiostro e né di qualsiasi altra cosa, solamente la sua carta, che è questa qua. Si chiama Zinc, la carta è un brevetto di una nota ditta. Si inserisce la carta all'interno della stampante, si chiude il coperchio, si preme il bottone per accenderla ed automaticamente dall'iPhone permette di stampare foto. La qualità delle foto, come si può vedere, è abbastanza, non è una grandissima risoluzione, ma è sufficiente appunto per avere una foto simpatica. Le dimensioni, come vedete, sono piccole, confrontata con l'iPhone 7 Plus si può capire quanto sono grandi. Sono adesive nel retro, quindi si possono appiccicare un po' dappertutto e sono molto simpatiche. La stampante, questa è la sua confezione di vendita, all'interno troviamo solamente un cavetto per ricaricarla, con una semplice ricarica, come ho già detto, dalla porta USB si fanno fino a 20 stampe. Si possono poi comprare appunto le ricariche, il costo è abbastanza elevato, viene quasi 50 centesimi a foto, però queste sono le sue ricariche, il pacchetto da 10, si mettono appunto all'interno e automaticamente stampa. Però bisogna capire che nella carta cioè non abbiamo bisogno di toner né niente, né cartucce né niente, la stampante stampa sulla carta con un metodo particolare, quindi nel costo della carta possiamo capire anche il costo della cartuccia che usavamo appunto in un'altra stampante. Per farvi vedere come funziona in breve, è sufficiente accendere la stampante, dietro c'è un LED che si accende, non è sufficiente premere, attendere l'accensione del LED, e automaticamente dall'iPhone, basta fare consenti, si avvia la sua applicazione, che tra l'altro è anche un social network, quindi permette di condividere le proprie foto e di mostrarle agli utenti. Qui possiamo vedere appunto l'autonomia della stampante, quante stampe ha fatto, software, aggiornamenti, eccetera eccetera. Una particolarità di queste foto è che si possono fare foto animate, ossia cosa vuol dire? In pratica la foto è sempre questa, solo che grazie all'applicazione si crea una realtà, cioè si vede dall'applicazione una foto in realtà aumentata, ossia io posso impostare che da questa foto, se uno la inquadra con il telefono con quell'applicazione, posso far vedere ad esempio uno spezzone di un video che ho fatto ad esempio nelle mie vacanze. Una funzione utile e allo stesso tempo inutile, diciamo. La particolarità secondo me appunto che questa stampante è tascabile, si va a una cena con amici, ci si può divertire, si possono stampare due foto così in un attimo senza bisogno di computer, altri cavi vari, ci sta in una borsetta piccolissima, è più piccola del telefono, non ha bisogno di corrente, non ha bisogno di niente. Acquisto interessante? Decidetelo voi.